Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Questo pomeriggio per il webinar nell'ambito della Career Fair abbiamo ospiti con noi le referenti di Porta Nuova Europa. Il focus di questo webinar sarà quindi l'esperienza di volontariato che può essere svolta, quindi non solo in Italia, ma anche all'estero. A questo punto vi ricordo di tenere le telecamere spente e il microfono silenziato per questioni di privacy perché il webinar sarà registrato. A questo punto lascio la parola a Anneke e alle sue colleghe. Grazie, grazie mille Elisa, anche per questo spazio che ci hai dato e offerto ancora per presentare la nostra associazione e l'attività del volontariato europeo. Io mi chiamo Anneke van Dalen, come potete vedere, io no, non è un nome italiano, è un nome olandese, e, da parecchi anni però che sono in Italia, sono di origine olandese e sono la rappresentante legale dell'associazione di cui adesso faremo una brevissima introduzione. E, con me trovate Ludovica, che è la collega. Noi siamo in quattro nell'associazione ad occuparci delle attività per la promozione della mobilità dei giovani in Europa. E dopo ve lo spiegherò un po' meglio. E, invece poi trovate anche Ilaria e Camilla e tra poco ci raggiunge anche Carla, che in questo momento sono all'estero, sono rispettivamente in Finlandia, in Germania e la Carla in Polonia. Sono all'estero a svolgere il loro progetto, la loro esperienza di volontariato europeo. E saranno qua a spiegare che cosa stanno facendo, perché sono partiti, cosa li sta portando esattamente questa esperienza. Quindi grazie a tutti di essere qua per interesse. La scaletta, il programma del webinar si svolgerà in questo modo. Io, come ho detto, vi darò una brevissima introduzione all'associazione. Dopodiché parleranno le tre volontarie, danno la spiegazione del loro progetto e alla fine vi spieghiamo bene come si fa a partecipare al programma. Quindi quali sono i criteri, quali sono le modalità. Quindi se siete interessati dovete rimanere fino alla fine. L'unico criterio, ve lo anticipo già questa cosa, l'unico criterio formale è di avere tra 18 e 30 anni. Quindi tutto il resto, se voi avete quel requisito lì, potete anche rimanere fino alla fine per capire come si fa a partecipare anche voi a fare un'esperienza all'estero all'interno del programma dell'European Solidarity Corps. Allora, procedo. La nostra associazione si chiama Porta Nuova Europa, siamo di Pavia, siamo con la sede in piazza Ercole Marelli e dal 2010 ci occupiamo della promozione della mobilità dei giovani in Europa. Cosa vuol dire questo? Da parecchi anni la nostra mission, la nostra volontà è di proporre ai giovani in età da 18 e 30 anni delle opportunità che consentono di fare un apprendimento, una crescita personale o professionale attraverso esperienze varie. E questi programmi che consentono di fare queste esperienze sono prevalentemente finanziati dai programmi della Commissione europea. Uno dei programmi li conoscete bene, che è il programma Erasmus+, con il quale, grazie all'università, riuscite a fare un'esperienza di studio o di stage, mentre il programma Erasmus+ consente, per esempio, anche di fare dei scambi di giovani, che sono delle piccole, brevi esperienze di 10 giorni, 2 settimane, sempre in un altro paese europeo, che consente di lavorare insieme su una tematica scelta, che può essere l'ambiente, che può essere la crescita personale, e ci si trova in questi scambi con altri ragazzi della vostra età che sono provenienti da altri paesi e ci si lavora insieme su un tema.
Un altro programma che però non è finanziato dalla Commissione europea, però è un programma culturale che consente di fare un'esperienza all'estero, è il programma Au Pair, che anche quello è un programma che seguiamo noi in collaborazione con delle agenzie in altri paesi europei. Probabilmente lo conoscete, l'avete sentito parlare, ma in quel caso si va a accudire i bambini in una famiglia in un altro paese. E che consente ovviamente di apprendere la lingua e di farsi un'esperienza di vita in un altro paese. Ci occupiamo anche di stage in Europa, questo prevalentemente, soprattutto in passato, con delle scuole anche superiori, abbiamo aiutato le scuole a creare delle opportunità di stage per i propri studenti. E poi oggi invece parliamo del volontariato europeo. La nostra associazione è accreditata come organizzazione di invio dal 2010, quindi da parecchi anni che ci occupiamo proprio di queste attività e ormai facciamo parte di una rete di organizzazioni in tutta Europa che consente di inviare, perché sono loro ad accogliere i nostri volontari. E ogni anno ne mandiamo circa 60, addirittura quest'anno mi sembra, Ludo, siamo a quasi 70 volontari che riusciamo a mandare in diversi paesi europei. Ecco, abbiamo la quality label, vuol dire che siamo accreditati proprio per svolgere l'attività di invio, che poi vi spiegherò meglio in che cosa consiste. Quindi questo. Allora, un breve intermezzo tra per questa informazione qua. Domani è la giornata dell'Europa. Chi non sa, chi non lo sapeva, sa che sì, quasi 75 anni fa è stata creata. Ai tempi si chiamava la Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio. E ogni anno c'è la giornata europea che indica un tema che dura poi tutto l'anno. E il tema dell'anno 2023-2024 era proprio l'anno delle competenze. E volendo attraverso questo link potete accedere a tutta una serie di attività che vengono promosse, che vengono organizzate dalla Commissione europea proprio su come si fa ad acquisire delle competenze sia tecniche ma anche, in questo caso per esempio nel nostro programma, competenze anche trasversali che si chiamano anche i soft skills. Quindi questo per darvi una piccole informazioni in più. Allora, io do adesso la parola invece alla prima volontaria che si chiama Ilaria. Ilaria, in questo momento, come ho detto prima, si trova a Helsinki. È partita già ad agosto, ha quasi finito, e lavora in Eco Energy, che è un'organizzazione che adesso spiegherà lei, che si occupa dell'energia sostenibile. E niente, Ilaria, do la parola a te. Ciao a Allora, io tutti. Ciao spengo qua e ti do la possibilità di condividere. Ok, eccoti qua. Vai pure. Ok. Vedete la presentazione? Perfetto, benissimo. Come stavo dicendo Anniche, io sono da agosto ad Helsinki in Finlandia e volevo iniziare su perché e come ho scelto il mio progetto. Io prima di scegliere il progetto stavo per laurearmi ed ero a fare un Erasmus di 6 mesi in Svezia. E durante questi 6 mesi mi sono innamorata dei paesi nordici e volevo assolutamente rimanere, però ovviamente soprattutto per persone che non masticano la lingua così bene, perché io ho iniziato a studiare svedese soltanto una volta trasferita, il mercato del lavoro è particolarmente difficile e ostile. Per questo ho cercato altre possibilità. Soprattutto per una persona senza esperienze pregresse nel mio ambito, o comunque non direttamente correlabili, ho iniziato a cercare diversi tipi di esperienze che quindi mi consentissero di rimanere in un paese nordico e di sviluppare
di continuare la mia esperienza all'estero e di sviluppare le mie esperienze in ambito europeo, che è poi il mio ambito di elezione. Ho trovato questo progetto, EcoEnergy, qui in Finlandia, e mi è piaciuto subito perché riusciva e riesce tuttora a mettere insieme la parte di sviluppo sostenibile, ma anche di cooperazione internazionale, che è ciò che io ho studiato. Le azioni principali, la mia esperienza, ciò che io faccio principalmente ad EcoEnergy, è quello di promuovere le energie rinnovabili. Infatti, io mi occupo di contattare clienti e fornitori nel mercato italiano e proporre l'utilizzo dell'ecoetichetta. Ovviamente, essendo un progetto di volontariato, il nostro è un po' diverso da un lavoro d'ufficio, nonostante noi passiamo molto tempo in ufficio, a differenza di altri progetti ESG. E ad esempio, nella foto si vede noi davanti al Parlamento ad Helsinki, perché ogni sabato siamo al Fridays for Future per promuovere appunto le energie rinnovabili, che è l'obiettivo finale del mio progetto. Altre foto rappresentano il mentoring, che è stata una parte fondamentale di quest'anno qui in Finlandia, ed è previsto da ogni progetto European Solidarity Corps, è volto ad aiutare i volontari nel loro progetto, sia a livello personale, a lavorativo, e un po' in qualsiasi ambito, diciamo. E infine il nostro team è composto da diverse nazionalità, da tantissime persone, come si vede nell'ultima foto, e quindi ovviamente essere giornalmente a contatto con diverse culture, diverse persone, è qualcosa che ti arricchisce, ma è anche una nuova esperienza da imparare a gestire. Cosa ho imparato e il futuro. Come stavo dicendo prima, appunto, in primis a relazionarsi con altre culture e appunto un'ulteriore esperienza all'estero, che soprattutto dal mercato italiano è particolarmente apprezzata. Conflict management, perché stando a contatto con tante persone, e tra l'altro convivendo anche con le stesse persone con cui si lavora, spesso possono insorgere dei conflitti che anche tramite il mentoring si imparano a gestire adeguatamente, e anche tramite il training iniziale. Marketing e vendite, proprio perché io sono in contatto giornalmente con il mercato italiano, con le sue esigenze, e così anche conoscenza del settore, una conoscenza pratica che soltanto un progetto così sviluppato e così radicato può dare, che all'università, ad esempio, era una conoscenza prettamente teorica. Cooperazione internazionale, perché in EcoEnergy c'è anche un fondo per il clima, tramite cui vengono selezionati dei progetti da finanziare in paesi a basso e medio reddito, e anche di questo mi sono occupata nei mesi scorsi. E infine ho segnato LinkedIn, perché tramite questi mesi sono riuscita ho aperto il mio profilo LinkedIn quando sono arrivata, e ora il mio profilo è abbastanza sviluppato e assolutamente mi ha aiutato nella ricerca di un dopo EcoEnergy e un dopo European Solidarity Corps. Quindi, per concludere, volevo reiterare il fatto che fosse un'esperienza che io straconsiglio, che mi ha arricchito sotto tutti i punti di vista e che mi ha dato possibilità che altrimenti probabilmente non avrei avuto. Ottimo, grazie, grazie mille Ilaria. Bella la tua testimonianza. È vero quello che dici tu, no? Nel tuo caso è quasi un'esperienza che è paragonabile a uno stage, perché in effetti è abbastanza le tue attività si sono focalizzati anche sul lavoro in ufficio.
Però nonostante questo è proprio un progetto di volontariato perché tu metti a disposizione le tue ore no, giornalmente e anche il contesto è tutto di formazione non formale, nel senso avete molta libertà di decidere anche l'attività, anche se Esattamente. no, sono l'organizzazione a chiedervelo ovviamente. Però è bello la tua esperienza perché spesso il volontariato ci si definisce come, no? Ci si pensa magari a attività prevalentemente con persone di svantaggio, no? Con i disabili o con persone anziane, e che ce ne sono anche tanti di quei progetti lì nell'ambito del programma. Però nel tuo caso sono anche più esperienza dove richiede anche un Sì, po' la volontà di stare in ufficio, di dare quel tipo ci di sono progetti contributo. per tutti i gusti, in tutte le salse. Consiglio assolutamente di andare a vedere sul sito e di informarsi perché non c'è bisogno di avere una particolare esperienza, predisposizione, se ne trova per qualsiasi persona, sono sicura. Brevemente, ti ricordi l'anno scorso quando sei stata selezionata? Vuoi dire due parole su com'è andata quella parte lì della selezione del tuo progetto? Sì, allora, tramite anche grazie ad Anneke abbiamo mandato il mio curriculum con una lettera motivazionale. Dico anche grazie ad Anneke nel senso che mi ha aiutato e mi ha guidato in questa fase. Dopodiché sono stata contattata per una prima fase. Ho avuto un colloquio con il program manager e con la volontaria italiana che era già sul posto. Poi sono passata alla seconda fase, ho avuto un'intervista con un'altra volontaria, non selezionata. Sono ovviamente stata guidata e assistita anche nelle fasi poi effettivamente organizzative. Nel senso che comunque l'abitazione, la casa viene già fornita, quindi non c'è bisogno di cercarla. I voli li ho prenotati io, ma ovviamente comunque c'è anche assistenza in questo. Sì, anche quando iniziare, nel mio caso ad esempio era abbastanza flessibile, ho scelto io, mi hanno chiesto di iniziare prima, ho dato io la disponibilità di iniziare prima. Quindi sì, diciamo che è tutto guidato e credo in realtà anche che sia un ottimo modo per effettivamente testare se una persona è pronta a vivere in un altro paese e magari proprio in quel paese specifico, perché magari cercando anche subito lavoro è molto difficile trasferirsi in un altro paese, perché oltre al fatto che c'è un'altra lingua e le cose funzionano diversamente, comunque è proprio difficile interfacciarsi, orientarsi, capire cosa fare, mentre questo secondo me è un ottimo modo sia per avere un tempo limitato e provare e vedere se effettivamente è una cosa adatta alla persona, ma anche perché appunto è tutto fatto in un contesto molto controllato, dove le cose sono guidate, dove le cose sono anche già settate, perché comunque molto spesso noi non siamo i primi volontari che le organizzazioni accolgono, quindi sanno già come fare anche in tutta la parte amministrativa di immigrazione, eccetera. Io sono stata guidata da chi c'era prima di me. Senti, Ilaria, qualche difficoltà, visto che ne hai un po' parlato, che hai dovuto, no, affrontare in tutti questi mesi? Le difficoltà, direi definitivamente la parte di convivenza, perché questo, ripeto, dipende da progetto a progetto, però comunque qua per noi funziona che lavoriamo e viviamo con le stesse persone e molto spesso sono anche le stesse persone con cui usciamo e quindi non è sempre facile combaciare tutto, però comunque è stato anche quello utile.
Anche quello è tutto un percorso, no? Per chi eventualmente ha già fatto esperienza no? di convivenza, sa che cosa vuol dire condividere spazi intimi. E anche quello fa parte dell'apprendimento, no? Di Assolutamente. condividere, E di come dicevo prima, negoziare. il fatto di avere persone che vengono da altre parti d'Europa e a volte anche fuori dall'Europa e dell'Unione Europea, comunque rende ancora più complicata questa cosa perché molto spesso all'inizio magari non c'è così palese, però ci sono differenze culturali che in realtà entrano in gioco, però anche quello comunque. Ti sei congelata, Ilaria? Uscita di scena. Ok, vediamo un attimo se rientra. Ed è vero, la maggior parte di questi progetti di volontariato europeo prevede proprio di condividere con altri l'appartamento e di condividere spazi come la cucina, soggiorno, per la maggior parte uno ha la propria stanza, ma tutto il resto è condiviso. Quindi fa parte del progetto, ma anche del percorso che uno va a fare. Poi ovviamente ci sono modalità diverse per affrontare anche questi scogli, difficoltà che ci fanno crescere. Ok, Ecco, ci sei scusate, tornata, sì, Ilaria. sono saltata un secondo. Ecco, ok. Bene, grazie per ora, Ilaria. Poi direi, ma rimani in linea, che se c'è qualche altra, eventualmente qualche domanda specifica per te. Allora, prendo di nuovo lo schermo. Ok. Perché la prossima volontaria che racconterà la sua esperienza è Camilla. Camilla invece ha 24 anni ed è in Germania, è in Colonia, presso un'organizzazione, anche quella un'organizzazione non governativa che si chiama Transfer. È partita il 1° di ottobre e anche il progetto di Camela dura un anno. E basta, vedete transfer no, non con con il maiuscolo, però non è un errore di trascrizione, ma è un motivo specifico. E adesso chiedo Camela, dove sei? Eccoti qua. Do a Ora. te la parola. Ce l'hai già? No, Cerco di eccoci qua. condividere. Ok. Si vede? Eccoti qua. Sì, si vede. Ok, perfetto. Ok. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Camilla e ho 24 anni, vengo da Parma e adesso appunto mi trovo a Colonia, in Germania, a svolgere la mia esperienza di volontariato e ho fatto questa piccola presentazione e chiedo scusa per gli errori grammaticali proprio a livello di punteggiatura, ma ho scritto con una tastiera tedesca e non funzionano come quelle italiane, non lo so, sono un pochino più difficile, vabbè. E comunque ho scelto di partecipare ai Corpi Europei di Solidarietà perché ho studiato Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Parma. E come laurea triennale mi sono laureata a luglio, ma ero ancora molto indecisa per quanto riguardava quello che volevo fare dopo. Non sapevo se volevo fare un master, non sapevo se volevo appunto viaggiare, andare in un altro paese e quindi ho optato per la seconda opzione, ovvero andare in un altro paese. E appunto ho partecipato, diciamo, ai colloqui per venire a lavorare appunto qui in Germania. Appunto, volevo viaggiare di più perché avevo già fatto un'esperienza di tirocinio universitario l'anno prima, nel 2022, a Valencia, e mi era piaciuto molto, l'avevo trovato molto utile e quindi ho pensato che un'altra esperienza all'estero un pochino più lunga di un anno potesse essere d'aiuto per schiarirmi un po' le idee e capire un pochino di più quello che volevo fare in futuro, diciamo.
In più c'era appunto il discorso anche della indipendenza economica, che non si è economicamente totalmente indipendenti, però è un tipo di progetto che ti permette di pagarti l'affitto e pagarti le spese per la sopravvivenza, quindi quello che può essere la spesa, le uscite, comunque, cioè, io sono in Germania, le cose costano un pochino di più. Non vivo con i miei colleghi, quindi ho dovuto trovarmi una casa io, pagata appunto dall'organizzazione, ma me la sono dovuta trovare io e comunque ci sto dentro con il discorso economico, quindi anche una cosa che io desideravo tanto, staccarmi un po' da casa dei miei e staccarmi un pochino dal loro portafoglio, diciamo. E questa è un'ottima opportunità per riuscirci, perché come ha detto la mia collega prima, è un pochino difficile trovare subito un lavoro all'estero dal nulla. Sono un pochino, sì, è un pochino difficile anche appunto per il discorso di lingua. Però appunto sì, questo, cioè, il volontariato europeo ti spiana un po' la strada, come ho scritto anche nella presentazione, per trovare opportunità lavorative o di studio, non si sa mai, all'estero. Sì. Come ho trovato il progetto, penso che sia anche interessante capire come si trovano questi progetti. E io sia, vabbè, sia lo stage che avevo fatto, ma anche questo progetto qua l'ho trovato vagando un po' su vari portali che ci sono, ovvero il Portale Europeo dei Giovani, che tradotto è appunto il Portale Europeo dei Giovani, ma forse è più facile da trovare se si cerca per esempio European Youth Portal. Oppure appunto avevo trovato altre offerte sempre per volontariati europei su Stage4EU, Portale dei Giovani, il portale italiano, e Scambi Europei. Sono tutti siti molto utili per trovare questo tipo di opportunità e forniscono anche tante informazioni su come effettuare le application, come svolgere i colloqui. Anche Porta Nuova ci ha spiegato molto bene come svolgere i colloqui. E quindi sì, secondo me questi sono molto utili e consiglio di segnarveli. Io al momento appunto mi trovo a Colonia, mi trovo molto bene e penso che questo tipo di esperienza sia veramente molto formativa, perché appunto permette alle persone di crescere sotto vari punti di vista. Innanzitutto è molto utile per apprendere. Non solo apprendere a livello accademico o apprendere a livello di mestiere, ma è un apprendimento proprio un pochino più generico e un pochino più sotto vari aspetti, in quanto per esempio anche ci sono dei seminari che vanno frequentati 2 volte durante la propria esperienza di volontariato. Sono seminari spesso e volentieri di educazione non formale, viene chiamata, quindi comunque lezioni, se vogliamo chiamarle così, che non sono unilaterali ma sono partecipative. E quindi penso che sia molto utile anche apprendere nuove cose tramite questa metodologia. Inoltre, appunto, a me ha aiutato molto a pormi i vari piccoli obiettivi che prima non avevo, tra cui appunto di imparare il tedesco, che non ho ancora raggiunto, va bene, e trovare un lavoro qua. Ad esempio, farsi imparare cose nuove, mi sono iscritta a varie cose, uno si può iscrivere a uno sport, si possono trovare tantissime alternative, tantissime opportunità, specie se ci si sposta in una città grandina, direi. Cioè, Colonia è una città grandina, piena di cose da fare, quindi di opportunità da sfruttare. Inoltre, un grandissimo vantaggio secondo me è la crescita personale, perché si viene a contatto con tantissime situazioni piacevoli e non piacevoli, anzi all'inizio direi più non piacevoli, e che però sono molto utili per imparare, cioè alla fine sono le situazioni che più ti insegnano. E inoltre anche stare a contatto con persone internazionali, altre culture, anche culture a cui non siamo magari molto abituati ad interagire, diciamo, possono essere molto formative, cioè credo che la cosa che mi ha aiutato più di tutti e che mi ha fatto crescere più di tutti in questi mesi è stato appunto il contatto, le relazioni umane con persone di tutto il mondo e quindi comunque si imparano tante cose, si cresce tantissimo, come appunto scritto nel
nel bollino, nel penultimo bollino, appunto si può fare networking, si può, nel caso uno stia cercando un lavoro, trovare persone, creare appunto una rete di contatti che può essere utile poi in futuro per trovare un posto. E appunto vantaggio di livello lavorativo, perché come ha detto il mio collega prima, un'esperienza all'estero, specie se si è già fatto un'altra esperienza prima, è ben vendibile, cioè comunque viene sempre molto apprezzata. Nella mia organizzazione, più nello specifico, mi occupo di in realtà varie cose, anche un pochino scollegate tra loro. Praticamente questa è un'organizzazione che fa un po' da raccordo, mettiamola così, tra le scuole. Oppure i centri di gioventù, chiamiamoli così, e la Commissione europea e le agenzie nazionali, che sono quelle che poi permettono di avere i fondi. Ed è un'organizzazione che nello specifico si occupa prevalentemente di project managing e di organizzare iniziative che poi vengono messe in pratica successivamente, una volta ricevuti i fondi. Inoltre, ci sono anche vari partenariati, diciamo, con delle università e quindi collaborano con alcuni ricercatori, soprattutto sociologi, sì, e che appunto tramite anche le persone conosciute dall'organizzazione, così magari fanno interviste, scrivono paper scientifici, noi collaboriamo, vengono pubblicati, insomma, c'è un po' un'attività principalmente di ufficio, direi, organizzativa. Io mi sono occupata di fare delle traduzioni, sia di paper che venivano pubblicati, sia del sito, per esempio, di varie cose. E ho contribuito al lavoro di ricerca di un ricercatore che lavora insieme a Transfer, che scrive appunto questi paper accademici focalizzati sul lavoro giovanile, specie nell'ambito del no profit. E insieme alla mia supervisor sono stata inclusa nel coordinamento di un progetto europeo che è nato appunto qualche mese fa, e ci siamo occupate appunto di gestire tutti i rapporti tra i vari partner, perché è un progetto che coinvolge tanti partner da vari paesi, come la Serbia, la Slovenia, la Lettonia, poi è inclusa l'Irlanda, l'Olanda, l'Italia, Torino, cioè abbiamo incluso l'Università di Torino, quindi comunque un bel progetto abbastanza grande, mi hanno incluso nel coordinamento, abbiamo chiesto i fondi e adesso stiamo aspettando per vedere se ce li danno, speriamo di sì. Vorrei anche spiegare un pochino perché secondo me è molto utile scegliere un progetto di volontariato europeo. Non è stata la prima esperienza internazionale. Per avevo fatto sia delle esperienze corte a sia delle esperienze corte a Camilla, sei un po' disturbata in questo momento, la tua linea è un po'. Le ultime due frasi non le abbiamo Diciamo, se sentite. possiamo Sì. Ecco, spostando, vediamo se si sente. Mi va. sentite? Sì, va meglio, va Ora meglio. mi sposto. Sì. Scusate. Sì, praticamente da quando hai detto del perché, no? E perché pensi sia importante questa esperienza? Più o meno da lì abbiamo perso qualche parola. Ok, no, comunque, ricapitolando, diciamo, penso che sia un'esperienza un pochino diversa da quelle che vengono offerte dalle scuole o dalle università, perché per esempio un progetto Erasmus è un progetto che ti segue molto, sei molto tutelato, sei all'interno spesso e volentieri di un ambiente universitario, quindi anche la parte sociale dell'esperienza è molto più facile perché conosci i tuoi compagni di corso, si fanno gli esami, si studia insieme, è un pochino diverso. Secondo me invece il volontariato è un pochino più complicato, ma anche più formativo per il fatto che ci si trasferisce completamente da soli e
in un nuovo paese, spesso senza nessun tipo di contatto e senza nemmeno l'opportunità di avere dei compagni di corso o comunque delle persone che si conoscono nel breve periodo, diciamo, cioè appena si arriva. E penso che questo sia molto utile perché insegna molto bene a stare da soli, o cioè non a stare da soli per sempre, ovviamente, però a trovare, diciamo, il proprio modo di reagire a determinate situazioni, perché poi comunque non si sa mai cosa succede, uno magari si può trovare male in casa, soprattutto agli inizi comunque si creano queste dinamiche che secondo me sono un pochino più complicate rispetto a quelle di altri progetti. Inoltre appunto non si va all'università ma si lavora, quindi è un lavoro praticamente full time, io lavoro 7 ore al giorno più o meno. E questo, a seconda appunto anche dell'organizzazione in cui si va, implica anche vari tipi di responsabilità. Comunque uno deve andare in ufficio e ti dà una certa routine che è molto più simile a quella, non più da studente, ma da adulto lavoratore, Lavorativa. diciamo. E un'altra cosa che secondo me è decisiva è il posto in cui si fa il volontariato. Ci sono appunto città grandi in cui è possibile fare il volontariato, c'è chi lo fa a Berlino, io lo faccio a Colonia, la mia collega lo fa a Helsinki, quindi città un pochino più grandi, ma appunto c'è anche l'opportunità di spostarsi in cittadine più piccole e in tal caso anche lì il gioco cambia. Poi io non l'ho fatto in una città più piccola, quindi non posso parlare, diciamo, però appunto c'è la differenza che spesso le città universitarie sono città grandi o comunque popolate, nel volontariato non sempre, non necessariamente. E inoltre appunto, essendoci questa parte un pochino più secondo me di solitudine, barra lavoro, barra introspezione, secondo me è molto utile, molto utile per capire un pochino di più per quanto riguarda cosa si vuole fare nel proprio futuro lavorativo o di studio. E la mia presentazione è finita, però volevo un attimo, perché mi sono resa conto di aver dimenticato una cosa che volevo inserire nella presentazione, ovvero sì, che appunto poi ci sono tanti casi, no, tanti no, però comunque spesso è possibile anche trovare effettivamente lavoro nella stessa organizzazione, oppure comunque nella stessa città, nello stesso ambiente, magari in un'altra organizzazione, ma che collabora con l'organizzazione con cui si è fatto la propria esperienza, e quindi sì, penso che sia molto, molto formativo. E vielen Dank, come si dice in tedesco, e ho lasciato la mia mail nel caso ci Ottimo. fossero domande. Grazie Camilla. Se c'è qualche domanda potete scriverlo nella chat o anche già da adesso o dopo alla fine. Grazie mille Camilla. Sì, nel tuo caso, no, se il tuo obiettivo principale o uno degli obiettivi per te era di capire quindi anche meglio quale poteva essere il tuo percorso professionale, no? E fare delle scelte magari un po' più consapevole attraverso un'esperienza all'estero in questo senso. E, se dovessi rispondere a questa tua esigenza, a questo tuo obiettivo iniziale, cosa dici oggi dopo quasi 8 mesi? I 7-8 Com'è? mesi ma Sei. direi che non ci sono ancora, nel senso che diciamo che si è palesata la possibilità di poter rimanere qua anche nella stessa organizzazione, ma tutto dipende dai fondi del progetto che ho avuto l'opportunità di coordinare. Quindi se i fondi arrivano bene, quindi rimango, se non arrivano, no, quindi cercherò altro, però comunque ho avuto l'opportunità di fare, cioè di conoscere comunque anche altre persone che lavorano in organizzazioni che stringono, diciamo, che sono in partnership, diciamo, con questa, e quindi in realtà non la vedo così buia, sinceramente. Eh sì, ti ha messo, scusami, ti ha messo molto nelle condizioni di conoscere anche, no, le cose che sai fare, le cose che ti piacciono fare attraverso queste esperienze giornaliere, ti sei proprio confrontata, no, sia con te stesso come persona, ma anche con te stesso come lavoratore. Quindi Infatti, per esempio, l'aspetto.
del project management, di lavorare su progetti, un aspetto che ti sei accorta che no, ci sai fare, è una cosa che ti piace. Esatto, infatti a giugno inizierò un master, non universitario, ma comunque un piccolo master di non, cioè, breve durata in realtà, però un master riconosciuto per appunto diventare project manager per quanto riguarda i progetti europei. Bene, grazie. Grazie della tua testimonianza. Stai anche tu in linea, così magari c'è qualche domanda anche per te alla fine. E, ok, ti chiedo di dare la parola a me ancora un attimo, che poi io rimetto in condivisione la presentazione per la prossima testimone, che nel frattempo è entrata. Ciao, ciao Carla, benvenuta anche Ciao, grazie, grazie a tutti. a te. Buon Ciao, pomeriggio. so che sei intrattenuta un po' dal tuo progetto perché avevi una cosa da finire. Tu in questo momento sei in Polonia e ti faccio fare a te la presentazione della tua organizzazione perché io non lo so pronunciare, lo lascio a te. È un'organizzazione che si occupa è un centro per l'integrazione degli stranieri, no? Se non sbaglio. E sei partita non tanto tempo fa invece. Dal 4 di aprile e starai per 7 mesi lì. Quindi adesso do a te la possibilità di condividere e do anche a te la parola. Dovresti Grazie. riuscire. Yes, ci siamo. Riuscite a vedere il mio schermo? Perfetto. Ottimo. Ok, nascondo qua. Benissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo subito con la slide di presentazione su di me. Allora, io appunto mi chiamo Carla, ho 26 anni, sono originaria di Udine, nata e cresciuta in Italia, però sono di origine polacca. Quindi potrete già capire uno dei motivi per cui ho scelto la Polonia come paese per il mio programma di volontariato. Come percorso di studi io sono laureata in mediazione culturale e relazioni internazionali. Parlo inglese, polacco, tedesco e russo e sin dai tempi, diciamo, dell'università ho svolto varie esperienze all'estero, ho fatto l'Erasmus studio a Regensburg in Germania. Poi ho fatto l'Erasmus tirocinio a Wrocław in Polonia e ho lavorato per 2 anni e mezzo a Monaco di Baviera, sempre in Germania. Quindi appunto mi sono sempre mossa un po' tra questi due paesi, Germania e Polonia, come potete vedere anche in queste foto, che ormai risalgono già a qualche anno fa. E niente, allora passiamo subito alla domanda perché ho deciso di candidarmi al programma European Solidarity Corps. Allora, diciamo che tutto è nato da un periodo in realtà un po' di crisi che ho vissuto. Non mi nascondo appunto che diciamo, il periodo post-universitario, almeno per me, è stato un periodo non facile. Perché ti senti un po' un pesce lanciato nell'oceano, nel mare aperto. Quindi diciamo che è difficile un po' riuscire a trovare la propria strada, no? Quindi, ad esempio, io ho avuto la fortuna di trovare un lavoro fisso, stabile in una grande azienda, appunto in Germania, dove ho lavorato appunto per 2 anni e mezzo. Però a un certo punto diciamo che mi sono resa conto di non essere felice, di non essere totalmente appagata dalla situazione che stavo vivendo. E sentivo in me appunto un desiderio di voler ripartire, di voler fare una nuova esperienza all'estero, qualcosa che insomma mi potesse dare un po' la carica, no? Di ricominciare.
Sentivo anche un po' appunto questo desiderio di volermi riavvicinare un po' a quelle che sono le mie ambizioni, o comunque avvicinarmi un po' alla carriera che vorrei fare, che è un po' più legata appunto ai progetti europei, un po' come Camilla, però appunto anche legata insomma a qualcosa di più sociale, più legato al mondo del no profit. E quindi appunto lì si è palesata l'idea di potermi candidare al programma ESC. Anche perché appunto volevo sfruttare le lingue che conosco e prendermi anche un periodo, passatemi il termine, sabbatico, quindi diciamo una pausa dal lavoro, però non facendo nulla, ma cercando di fare anche qualcosa appunto che possa fare il bene della comunità, quindi un'esperienza di volontariato che avevo sempre sognato di fare. Però non avevo mai avuto il tempo di farla. E quindi l'idea appunto macerava finché ho deciso, ok, forse il momento giusto è proprio adesso. E allora, il mio processo di ammissione è stato davvero molto rapido, nel senso io a novembre ho creato il mio profilo sul portale European Youth Portal, dove sono disponibili appunto tutte le opportunità, no, dei progetti di volontariato, quindi poi ho fatto un po' di ricerca e a metà novembre ho inviato varie richieste di interesse alle varie organizzazioni e alla fine del mese già mi sono trovata a fare dei colloqui. Ho sentito un paio di organizzazioni e alla fine due hanno deciso di farmi appunto un'offerta di prendermi e all'inizio di dicembre, dopo un po' di tentennamenti, ho accettato e ho appunto deciso di venire in Polonia. Quindi poi a gennaio ho individuato la mia organizzazione di invio che è appunto Porta Nuova Europa. Non so se questo in realtà è il processo standard, perché ho scoperto che in realtà l'organizzazione di invio la si può avere anche prima di trovare l'organizzazione di arrivo, però appunto per me è stato così. Tra febbraio e marzo ho fatto appunto molta burocrazia, incontri per partenza, insomma tutti i preparativi, e poi ad aprile, quindi soltanto un mese fa, sono partita. E di cosa si tratta il mio progetto? Allora, io appunto sono a Poznań, in Polonia. La mia organizzazione si chiama SCI, Poland, ed è diciamo l'organizzazione che gestisce anche il servizio civile internazionale, qui in Polonia. Questa organizzazione gestisce anche appunto i progetti del European Solidarity Corps. E grazie a questa associazione, diciamo, loro mi hanno come affidata a un centro di integrazione per stranieri. Quindi non lavoro sempre per SCI Poland, lavoro principalmente per questo centro di integrazione, però faccio un po' di attività con entrambe le organizzazioni. E starò qui appunto per 7 mesi, quindi fino a ottobre di quest'anno. E le mie principali attività sono l'insegnamento di lingue straniere, quindi insegno inglese agli stranieri. Infatti fino a 20 minuti fa ero nel mezzo di una lezione. Poi organizzo anche lezioni nelle scuole, quindi presentazioni, workshops, e poi coordinerò anche quest'estate dei cosiddetti work camp, quindi dei, come chiamiamoli appunto, summer camp di 2 settimane. Ne svolgerò due, quindi sarà un mese di quest'estate dedicato a questi work camp estivi. E qui, come potete vedere nelle foto, in quella a sinistra sono appunto con il mio team con cui lavoro, c'è anche un'altra volontaria, sempre con il progetto ESC, poi vedete la foto di Poznań e anche una foto di un workshop al quale ho partecipato. Quindi davvero l'accoglienza fin da subito è stata super calorosa.
Sì, quali sono secondo me i vantaggi di questo progetto di volontariato rispetto ad altri programmi di mobilità? Allora, dal mio punto di vista è un'esperienza molto pratica, quindi sul campo, nella quale avrete modo di mettere le mani in pasta e soprattutto di poter fare del bene, di aiutare gli altri. Quello lì alla fine è il fine principale del volontariato e con questo progetto lo potrete fare. Permette inoltre di ampliare le proprie skills sia personali che lavorative, diciamo in contemporanea, cosa che ad esempio con un Erasmus Studio non vi permette. Vi permette ovviamente di studiare, quindi di focalizzarvi su quello, però magari il lato lavorativo non c'è. Vi permette ovviamente di viaggiare facilmente perché alla fine si resta all'interno dell'Europa, quindi non avrete problemi di burocrazia, visti, eccetera, cosa che magari per fare volontariato al di fuori dell'Europa serve. Quindi è molto più facile, insomma, poter partire con questa opportunità. È inoltre flessibile perché appunto è long term, short term, quindi potete davvero organizzarvi sulla base delle vostre preferenze. I costi di partecipazione sono praticamente coperti al 100%, e soprattutto l'alloggio è fornito dall'organizzazione che vi ospita. Questo è davvero un enorme vantaggio pratico perché appunto la ricerca di un alloggio, ad esempio per me che sono in una città universitaria grande, non sarebbe stata facile, invece la mia host organization mi ha offerto l'alloggio, quindi è stato davvero uno stress in meno. Inoltre si è davvero seguiti costantemente dalle proprie organizzazioni di invio e arrivo, quindi qua appunto i miei complimenti al team di Porta Nuova perché mi hanno davvero seguita moltissimo anche al mio arrivo, ci sentiamo ancora, quindi mi sento davvero molto supportata ed è molto bello avere una rete così perché appunto nel caso in cui dovesse succedere qualcosa so che posso contare insomma su qualcuno. E inoltre con il programma ESC si può partecipare gratuitamente a vari training e corsi e infatti qua vedete le foto del mio on arrival training a Varsavia, che è stata appunto un'esperienza bellissima di 5 giorni in cui appunto ho conosciuto vari volontari, anche loro appena arrivati qui in Polonia e quindi appunto grazie a questo progetto riuscirete anche a partecipare a questo tipo di attività. Quindi niente, vi ringrazio per l'attenzione e insomma se avete domande sono a disposizione. Ottimo, grazie mille di nuovo anche a te, Carla, della condivisione della tua esperienza. Tu giustamente hai anche parlato, perché questo è un aspetto importante, prima di dare a te, Ludovica, la parola per spiegare poi tutti gli aspetti un po' più pratici e formali del programma. Ti ringrazio per aver parlato, cioè, anche dell'aspetto della solidarietà, no? Il nome dell'organizzazione del programma si chiama proprio European Solidarity Corps, perché un aspetto importante della volontà di partecipare a questo programma è sì, mettersi in gioco, andare all'estero, imparare una lingua, andare a farsi un'esperienza, no, di vita in un altro paese. Ma attraverso la messa a disposizione delle proprie mani, della propria testa, a un'organizzazione che ha bisogno di te, e a un utente finale che può essere un cittadino, che può essere una persona, no, può essere l'ambiente, possono essere gli animali, può essere un immigrato, ma sono persone che hanno bisogno no, di persone che mettano a disposizione il proprio tempo. E quindi ti ringrazio per aver messo in evidenza anche questo aspetto qua, che è sicuramente importante. E oltre al fatto di
volevo dire le vostre tre esperienze, tutte e tre siete arrivate da un'esperienza anche pregressa, no? Di già aver fatto qualcosa all'estero che vi ha messo più o meno, vi ha dato uno stimolo, no? Di fare un'ulteriore esperienza all'estero. Non necessariamente è un prerequisito, anzi, chi non ha mai fatto un'esperienza all'estero, questi tipi di progetti di volontariato sono molto accessibili a chi non conosce benissimo la lingua, a chi non ha mai fatto un'esperienza all'estero, appunto proprio perché c'è molto supporto, no? C'è molto accompagnamento. Quindi anche questo è un aspetto che è da mettere in evidenza. Ludo. Io ho aperto il documento, però interrompo perché lo do a te poi la possibilità di condividere. Sì, Ti grazie. metto come relatore. E, allora, per tutti quanti adesso ci saranno, no, una decina di minuti circa in cui spiegheremo bene come si fa a partecipare al programma del Corpo Europeo di Volontari di Solidarietà. Sì, innanzitutto grazie, e sono molto felice di essere qua. Mi chiamo Ludovica e anch'io sono andata col Corpo Europeo di Solidarietà all'estero per un anno, però sono una di quelle persone che ha appena citato Anneke, che non aveva esperienze pregresse all'estero, ha deciso di fare 12 mesi da 0 a 100. E confermo che il Corpo Europeo di Solidarietà accompagna molto il volontario, quindi permette anche a persone che non hanno mai fatto questa esperienza appunto di andare in tranquillità. E vado un po' più veloce sugli aspetti formali perché le nostre volontarie sono state bravissime, hanno già detto tutto praticamente. Però appunto il Corpo Europeo di Solidarietà è un programma di volontariato internazionale gratuito, finanziato dalla Commissione Europea. Abbiamo già detto che il prerequisito fondamentale è avere fra i 18 e i 30 anni e, come accennava anche Carla, ci sono progetti di breve periodo, da 2 settimane a 2 mesi, ma anche di lungo periodo, da 2 mesi a 12 mesi. E è a tempo pieno e diciamo che non deve superare mai le 38 ore di impegno settimanale, però ha un minimo di 30 ore e le attività sono ben strutturate, chiaramente definite e come abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti, c'è la possibilità di integrare le proprie esperienze, la propria creatività anche all'interno di questo progetto, perché si tratta non solo di un progetto di volontariato, non solo di un progetto di solidarietà, ma anche di un'esperienza, di un'opportunità di apprendimento. E sono previste due figure che talvolta convergono nella stessa persona, il tutor e il mentore. Il tutor dovrebbe supportare il volontario proprio nei suoi obiettivi di apprendimento, quindi più da un punto di vista lavorativo, mentre il mentore dovrebbe supportarlo nell'integrazione alla comunità locale. Però appunto possono perfettamente essere la stessa persona. L'altra cosa che abbiamo visto che è molto importante è che il Corpo Europeo è di solidarietà, quindi le attività vanno a beneficio della comunità locale. E in un contesto non formale, con una dimensione interculturale, questo l'abbiamo ampiamente visto prima. Come abbiamo accennato, le attività sono particolarmente varie, ce n'è davvero per tutti. Qui abbiamo fatto una lista, però appunto abbiamo visto anche nella varietà delle presentazioni precedenti. E diciamo, il Corpo Europeo di Solidarietà è pensato per essere totalmente gratuito perché, come accennato, il viaggio è l'unica cosa che al volontario è richiesto di anticipare, ma poi comunque c'è un rimborso che viene calcolato a seconda del chilometraggio. Scusate, mi sono resa conto ora di non aver messo la presentazione, quindi eccoci, ora si vede meglio. L'alloggio al volontario è garantita una camera singola, il vitto, c'è cioè un'indennità mensile, il trasporto locale può essere una bici, come può essere un abbonamento ai trasporti pubblici della città o del paese, l'assicurazione sanitaria e anche per altri rischi, e poi è previsto anche un corso di lingua. C'è in realtà una piattaforma online che si chiama EU Academy, ma in realtà a volte le organizzazioni di accoglienza fanno anche corsi di lingua in presenza, non sono tenute a farlo perché c'è già la piattaforma online, però molto spesso succede. E infine c'è anche un pocket money mensile che si aggiunge
all'indennità per il vitto, e questo pocket money mensile viene calcolato in funzione del paese a seconda del costo della vita. Ecco, questa forse è la parte dove posso soffermarmi un pochino di più, e cioè cosa serve per poter partecipare. Serve tanta voglia, tanta motivazione, perché non è facile decidere di passare mesi e mesi all'estero. È comunque un passaggio, anche se si hanno esperienze pregresse, è comunque un passaggio importante. Quindi tanta voglia di mettersi in gioco, ma anche tanta determinazione, perché non sempre si è selezionati alla prima candidatura. Ci sono tantissimi progetti, ci sono anche tantissime persone che si candidano, e quindi talvolta è necessario appunto un pochino di testardaggine. Poi una conoscenza base di una lingua straniera, questo è molto utile. Purtroppo con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non ci sono più programmi nel Regno Unito, rimane la Repubblica d'Irlanda che è dentro l'Unione Europea, e poi in altri paesi del Nord Europa appunto si può andare anche con una conoscenza base dell'inglese solitamente, mentre per gli altri paesi tendenzialmente, non sempre, però per la Spagna, la Francia, la Germania può essere molto utile avere una conoscenza base in queste lingue, di sicuro è un bonus. E infine un po' di tempo da dedicare alla ricerca, alla stesura del curriculum e della lettera motivazionale. Ora, sempre più spesso si trovano anche application form che devono essere compilati. E su questo due parole in più, perché secondo me cercare di capire qual è la propria motivazione per partire è fondamentale poi per guidare anche la propria ricerca e dei progetti, e anche nella stesura del curriculum e della lettera motivazionale. Quindi questa parte di riflessione io ci tengo sempre a sottolinearlo, secondo me è molto importante. E noi cosa possiamo fare? Possiamo essere appunto la vostra organizzazione di invio. Come diceva prima Carla, ci sono due possibilità. Alle volte il volontario trova il progetto in autonomia, e poi gli viene consigliato appunto di partire con noi, e quindi noi iniziamo a seguirlo da quel momento, dopo che è avvenuta la selezione. Ma in realtà noi possiamo iniziare a seguire i volontari anche prima che siano selezionati, anzi, possiamo aiutarvi a trovare il progetto che fa per voi, possiamo sostenervi nelle candidature. Spesso facciamo una revisione delle lettere motivazionali, del curriculum, oppure prepariamo il colloquio insieme. E quindi tutta questa parte che avviene prima della selezione, e poi dopo la selezione invece c'è l'accompagnamento vero e proprio, che inizia con una serie di incontri pre-partenza che sono molto simili in realtà a quello che già stiamo facendo ora, cioè una presentazione di come funziona il Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche dei momenti in cui insieme ad altri volontari riflettiamo sui nostri obiettivi di apprendimento, i vostri, i nostri. E poi questo accompagnamento continua anche per tutta la durata del progetto, quindi come diceva Carla, appunto, continuiamo a sentirci anche dopo che il volontario o la volontaria è arrivato nel paese di accoglienza, continuiamo a sentirci, e ci siamo nel caso in cui ci siano cose di cui è necessario discutere o per cui dobbiamo dare supporto al volontario. E poi infine c'è anche la parte successiva alla fine del progetto, cioè una valutazione finale appunto di come è andato il progetto e quali sono i prossimi passi. Cosa fare per partecipare più nella pratica? Iscriversi alla piattaforma europea che è stata citata più volte, il portale europeo dei giovani, European Youth Portal, e qui abbiamo messo il link. Ma anche cercare sul nostro sito, ad esempio, tutti i progetti che abbiamo attivi in questo momento. Il nostro sito portanuoveuropa.it, e poi, ovviamente, se invece volete avere novità sui social, potete seguirci anche su Facebook, Instagram, LinkedIn e così via. E appunto è necessario inviare tante candidature, fare i colloqui di selezione, e poi quando si trova il progetto giusto siamo pronti a partire. E qui abbiamo lasciato appunto i nostri contatti, il contatto al sito, il contatto all'email, e questo è il nostro bellissimo team. Appunto c'è Anne, che ci sono io, ma ci sono anche i nostri due nostre colleghe, Filomena e Annalisa.
E quindi niente, io ho terminato e vi ringrazio. A questo punto vi lascerei di nuovo la parola, se ci sono domande, su quello di cui abbiamo parlato finora. Grazie mille Ludo per quest'ultima parte, che direi che è stata molto chiara. Se non c'è in questo momento, non vedo domande da parte dei studenti che sono collegati. Faccio io una domanda, mi sento, abbiamo parlato anche un po' dell'aspetto linguistico, no? E volevo un po' chiedere a Ilaria, Camilla, tu che sei andata in Germania, qual era la vostra competenza? Non chiedo a Carla perché tu hai una competenza linguistica che è invidiabile. Tu col polacco probabilmente eri già anche a un buon livello. Ilaria con finlandese, hai parlato dello svedese, Camilla, tu col tedesco, parto con te Camilla. Con il tedesco come eri messa prima di partire? Allora, c'è una domanda C'è sul una chat, domanda? vabbè. Esatto. Sono partita da 0000, cioè proprio nessuno, cioè 00, no, avevo iniziato a fare qualche lezioncina giusto prima di partire, ma praticamente zero. Adesso, cioè, sono timida per parlare tedesco, quindi in realtà, cioè, parlato non così così, perché le pronunce sono difficili e tutto, però mi rendo conto di essere più in grado di comprendere una conversazione se mi ci concentro. Quindi un pochino di miglioramenti ci sono comunque, sì. Ok, quindi nel tuo caso non partivi già da una conoscenza tale di No. poter no, dire ok, conosco già il tedesco perché vado in Germania. Nel tuo caso sei proprio riuscita a prendere la lingua, a lavorare con la lingua inglese a questo punto, no? Sì, Come principalmente lavoro. avevo l'inglese, quindi non era uno scoglio chissà quanto grande. Nel frattempo ho messo di nuovo la pagina con i vari contatti. Penso che era questo che chiedevi. Ho visto nella chat. Vediamo un attimo se ritrovo la chat qua. Era l'altra pagina che chiedeva? No, Forse la prima chiedeva pagina. l'altra pagina? Questo? Dei contatti? Probabilmente va bene. Buongiorno, no, chiedevo la prima di questa presentazione. La prima pagina? Ok. Sì. Di qua. Allora era la seconda, dove c'erano scritte le prime cose. Poi, come dicevo, era questa pagina qua? Allora, Forse no. ti mando, ti dico di iscriverci al limite, poi ti mandiamo tutto il plico, così con tutte le Grazie informazioni che ti può servire, no, riesci Eccoci qua. Riesci anche a vedere tutte le informazioni che ti servono. mille. Grazie mille. Prego. Ok. Allora. C'è Vediamo una se ci sono. domanda. Sì. Se qualcuno ha fatto un corso di laurea più impostato verso le materie scientifiche, ci sono possibilità di attività attinenti tra le vostre proposte come ricerche o esperienze di laboratorio? Non so se qualcuno
qualcuno di voi vuole rispondere, se no, mentre ci pensate rispondo anch'io. Ultimamente abbiamo aperto un progetto che ormai è già stato chiuso, però in Danimarca, un'associazione che si chiama Fjord i Bielt, non so se l'ho pronunciata bene, e quello era un centro di ricerca su animali marittimi, fattispecie foche e focene, e in quel caso quello era proprio un progetto di tipo scientifico. E questo è, diciamo, il primo esempio che mi è venuto in mente. A me, che però io ho meno esperienza di Anne, che poi forse sarà lei a, diciamo, a confermare oppure no, questi progetti sembrano molto più rari rispetto a progetti di tipo banalmente sociale, però ci sono. Non so se Anne che vuoi dire altro. Sì, prevalentemente i progetti sono improntati sul sociale o sul, perché sono tutte organizzazioni non profit o organizzazioni che sono o istituzioni pubbliche, quindi scuole o musei e altre istituzioni. L'aspetto delle attività veramente legate a ricerche o esperienze di laboratorio è quasi raro. Ci sono dei progetti dove, per esempio, presso le scuole insegnano queste materie e magari il volontario può dare una mano proprio in queste classi. Adesso c'è, per esempio, un progetto in Danimarca che hanno all'interno della scuola primaria e secondaria un laboratorio e chiedono un minimo di interesse da parte del volontario per le materie un po' più scientifiche per poi passare questa anche un po' la passione, magari, no? Per queste tematiche anche ai propri studenti. Quindi questo sì, però la maggior parte, come dicevi tu, Ludo, sono progetti improntati sul sociale. Credo che sia un 70% proprio delle proposte sono proprio in quell'ambito lì, ma non è escluso. Spero di aver risposto, che abbiamo risposto alla tua domanda, Gea. Sì. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Mi sembra che altre domande non ci Tempo, siano. volevo ricordare che Anneke sarà presente anche il 14 maggio per l'evento in presenza, quindi con gli stand aziendali e dei nostri partner all'interno dei cortili storici dell'Ateneo dalle 10 alle 16. Quindi ci saranno dei rappresentanti di Porta Nuova anche il giorno in presenza, il 14 maggio nei cortili. Quindi se volete chiedere altre informazioni avete comunque il tempo per pensarci e per passare anche il 14 maggio in presenza. Assolutamente. Io nello specifico purtroppo non ci sono, ma mia collega sì, ci sono senz'altro, abbiamo uno stand e poi ovviamente siamo a Pavia, quindi chi ha voglia di dare di avere qualche informazione anche in diretta, ovviamente può contattarci tramite mail o altri canali di contatto, ma può anche eventualmente fissare un appuntamento e venire a trovarci in ufficio. Vedo due domande. Abbiamo ancora un po' di tempo, Lisa, per rispondere alle domande che ci sono poste? Assolutamente, come preferite voi. Allora, io volevo chiedere se ci sono progetti di sociologia legati ai diritti delle donne. Assolutamente sì. Ne abbiamo avuto alcune. Mi ricordo poco fa in Francia, uno specifico proprio nell'ambito anche della violenza delle donne. Anche lì non ci sono tantissime, ma spesso ci sono organizzazioni tipo centri giovanili che magari sono anche aperti ad approfondire o a andare a creare un progetto proprio sulle tematiche. E su questo volevo anche collegarmi a un aspetto che volevo dire prima. In tutti questi progetti che voi eventualmente andate a vedere, anche per avere un'idea di quale tipologia di progetti esistono, andate a spulciare un po' sulla database europea di cui abbiamo parlato, molto spesso all'interno di queste organizzazioni che accolgono i volontari, cercano persone che hanno anche delle idee no, di delle iniziative di creare anche delle attività o dei progetti specifici su
temi che interessano. No, nell'esempio, Camilla, tu in Germania hai partecipato alla creazione di un progetto, no, su un tema che ti stava magari più o meno a cuore, no? Questi sono anche aspetti che potete prendere in considerazione, potete vedere quali sono le associazioni che ci sono e sicuramente all'interno, una volta partita, avete anzi, è ben visto un volontario che poi mette a disposizione le proprie idee, le proprie iniziative per proporli questi progetti. Ok, è l'ultima. Giulia scrive: purtroppo ho perso gran parte del webinar, quindi non so se ne abbiate già parlato. Nel caso, C'era scusa. una Ah, domanda prima, è sempre Giulia. su se è possibile partecipare a progetti di volontariato anche in Turchia o se i progetti sono solo in paesi UE. Sì, progetti in Turchia ce ne sono. Noi nello specifico non li proponiamo perché non abbiamo avuto la possibilità di avere contatti con organizzazioni turche, ma ci sono, potete anche sul portale, potete trovarli e trovare un'organizzazione lì, perché ce ne sono diverse organizzazioni di invio in Italia, potete anche trovarne quelle che magari sono un po' più vicine alla vostra residenza. E potete eventualmente trovare altre organizzazioni che vi seguono anche nelle esperienze di fare al di fuori dell'Unione Europea. Prego. Ok. Allora, se non ci sono altre domande. Volevo chiedere ancora alle nostre volontarie se hanno qualcosa ancora da aggiungere, qualche commento, qualche consiglio a chi deve decidere se partecipare o meno. Aspetta Carla, non ti sentiamo. L'unica cosa che mi sento di dire è che appunto consiglierei molto la partecipazione a un progetto del genere, semplicemente. Cioè, che può essere appunto sia coerente con il proprio ambito di studi, può anche non c'entrare nulla, però penso che in generale sia proprio un'esperienza, oltre, cioè sì, anche di vita, diciamo, si accumulano tanti racconti, se si può dire così, e quindi è comunque al di là del progetto in sé, secondo me, spazio, cioè spaziano tantissimi progetti in tantissimi ambiti, proprio anche semplicemente per un'esperienza personale, diciamo. Non credo che sia, cioè, sì, non è, penso un anno assolutamente ben speso, ecco. Assolutamente. E noi lo diciamo anche nella fase di prepartenza, che sicuramente si va incontro a delle difficoltà, no? A degli ostacoli. E questo consente, noi nel nostro cuore un po' speriamo che ci saranno anche delle difficoltà, perché è lì dove si va a conoscere, no? Le proprie predisposizioni, le proprie forze. E questo è proprio il percorso che auguriamo un po' a tutti voi. Carla, tu volevi dire qualcosa? Ti stavo. No, scusami che non riuscivo ad attivare l'audio. No, il mio consiglio è fatelo. Cioè, alla fine uno lo può fare fino a 30 anni, questo tipo di progetto. Quelli long term, il volontariato long term, si può fare, da quello che ho capito, anche solo una volta. Quindi è un'opportunità unica che secondo me vale la pena fare e che un giorno, almeno io penso che mi ripenserò appunto a questa esperienza e quindi sì, secondo me ne vale la pena. Bene, sì, approfitto perché in effetti è vero, un progetto di lunga durata, quindi della durata da 2 mesi a 12 mesi, si può fare una volta alla vita,
nella vita, però hanno cambiato l'aspetto che si può fare il progetto di breve durata, quindi quello che fino a 2 mesi, si può fare più volte, fino a un totale di 12 mesi. Quindi tu, nel tuo caso, Carla, hai fatto un progetto di 7 mesi, successivamente ne potresti fare altri, no? Altri progetti di 2 mesi, di 2 settimane, finché non sei arrivato a 12 mesi di totale. Uno può anche decidere di fare prima un'esperienza di 2 mesi, che ne abbiamo alcune adesso per quest'estate, per provare, no? Un po' com'è l'esperienza all'estero o l'esperienza in questo ambito, e poi successivamente fare un progetto di lunga durata. Quindi è un'occasione da prendere sicuramente. Okay. Devo soltanto accodarmi a quello che ha detto Carla, perché sono una persona che invece è tornata ormai da tanti mesi, quasi un anno, sono tornata l'estate scorsa, e anche a un anno di distanza comunque ne vale tantissimo la pena, anche riguardando indietro. Poi io paradossalmente sono tornata a studiare, sono tornata all'università, e quindi sì, fatelo, mi sento di dire. E poi c'è una domanda che chiede se il minimo è 2 mesi, per i progetti di breve durata il minimo è 2 settimane, giusto? Sì, che per la maggior parte delle situazioni sono progetti di gruppo, di cui infatti si parte con più italiani e si va verso un altro paese insieme a svolgere delle attività nell'ambito di cui abbiamo parlato. Quindi vi invito a dare un'occhiata al nostro sito, perché ce ne sono alcune anche di breve durata in questo momento, anche se qualcuno è già scaduto, per la quale c'è qualche altro progetto per la quale stiamo ancora cercando dei volontari. Quindi dateci un occhio. Se non trovate sul nostro sito progetti particolari che vi interessano, date un occhio al portale europeo, oppure contattateci in ogni caso, perché nei prossimi giorni, le prossime settimane ne arriveranno delle nuove, perché proprio questo è il periodo caldo per cui l'organizzazione stanno cercando per le partenze di settembre. La durata indicativamente di cui abbiamo parlato anche un po' Carla, per trovare un progetto e per fare tutta la trafila ci vuole all'incirca 3-4 mesi, no? Ora che hai capito che quali progetti ci sono a disposizione, come si fa a fare domanda e fare i colloqui, aspettare le risposte, poi la parte di prepartenza di cui ci occupiamo noi, avere più o meno almeno 3-2 mesi a disposizione è importante, quindi non aspettate troppo per informarvi ulteriormente se per caso vi interessa partecipare al programma. Bene, io sono, secondo me, abbiamo fatto quasi un'ora e mezza alla fine, pensavamo che fosse tanto, invece ce l'abbiamo riempito alla grande. Volevo ringraziare ragazze di essere stato di aiuto e del vostro contributo, che è stato sicuramente indispensabile. Lisa, abbiamo finito. Grazie a tutte voi per la vostra disponibilità, e grazie ai ragazzi che hanno partecipato. Vi aspettiamo ai webinar, ci sono ancora nell'ambito della Career Fair nella giornata di domani, e il 14 di maggio nei cortili storici dell'Ateneo. Finalmente torniamo in presenza. Grazie a tutti. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buon pomeriggio.